È un momento speciale, io mi sento anche emozionata, ve lo dico. Abbiamo qui due artiste, sono due ospiti, e abbiamo Lucia, che invito qui a salire sul palco, e Cristiana, la figlia di Massimo Ranieri. Dico, sono davvero emozionata perché io nella mia piccola esperienza ho avuto la possibilità di fare un provino con papà, lo dicevo prima, che è veramente qualcosa di eccezionale. Io, avendo frequentato il teatro prevalentemente, mi è capitata questa grande opportunità. E queste due fantastiche donne hanno un progetto straordinario che faranno decollare a breve. E Lucia, alla mia destra, è artista e cantante ufficiale di Uno Mattina, giusto? Sì, assolutamente sì. Vediamo, sì, funziona, ecco. E appunto ha realizzato un singolo in francese, Sì. Vivre l'amour, con Sì. una partecipazione di Aznavour. Aznavour, una roba eccezionale. E quindi l'album è in italiano. No, poi è uscito un altro album in italiano che si intitola Elettrica Ah, e mi ha dato la possibilità anche di venire nel mio paese è perché mi sembra anche giusto. certo. Allora, queste due fantastiche donne insieme realizzeranno un progetto. Lo abbiamo realizzato, diciamo, quindi lo porteremo naturalmente in giro per in Italia e anche nel mondo, naturalmente. E vi lascio il Questo palcoscenico. progetto. Trovi di nuovo a dover iniziare, strade di un bivio ma quale imboccare? Vedi tanta gente, distante e presente, che parla di tutto ma non dice niente. Si uniscono gli stati, si uniscono le menti, si unisce il volere dei solo potenti. Ma che importanza, possiamo avere due vite e vivere bene questa realtà. Che finirà e ti vien voglia di gridare, urlare al mondo il tuo stupore, che la tua vita può cambiare senza cadere in tentazione, restar legato a quello sguardo che ti racconta il tuo passato. Ma che importanza, possiamo avere bene questa realtà, ma che importanza continuare a lottare, ad amare sapendo che finirà. Vedi una signora vestita di rosso, avrà 50 anni e tanto oro addosso, sorrida un passante con sguardo invitante, colonia di rose, trucco pesante, tu pensi sia solo un poco di buono, una donna sola dopo un abbandono. Ma che importanza, possiamo avere due vite e vivere bene questa realtà. Ma che importanza, continuare a lottare, ad amare sapendo che finirà. E ti vien voglia stupore, che la tua vita può cambiare senza cadere in tentazione, restar legato a quel bastardo che ti riporta al tuo passato. Ma che importanza, possiamo avere due vite e vivere bene questa realtà. Ma che importanza, continuare a lottare, ad amare sapendo che finirà. Ma che importanza, possiamo avere due vite e vivere bene questa realtà.
grazie. Volevamo anche presentare il produttore artistico Dino Barba e la direzione musicale Max Barba. Grazie. Non sono fratelli. Grazie a tutti. Grazie a voi per questo messaggio molto importante, molto forte, che sicuramente ci avvicina tutti, ci avvicina perché obiettivamente viviamo in un momento storico davvero drammatico, drammatico.